Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro nuovo video e qua combatteremo il demone della forgia senza prendere un colpo. E sì, vedete che sono nudo appunto con la spada già elettrificata, ma sono nudo perché per la massima mobilità tanto non devo prendere colpi. E sì, è un boss piuttosto facile da battere schivando, però è anche forte, cioè se gli stai in tondo, cioè se gli stai là intorno, vicino, ti fa danno lo stesso. Quindi, cioè, io per no danni intendo che non mi ha colpito, perché cioè è impossibile non prendere danno, cioè non subire neanche un minimo danno, perché se gli stai intorno ti fa danno lo stesso. Ma dopo tutto sì, ci ho messo un po' per batterlo. Cioè, io di solito non è che faccio schivate, faccio solo un tank, cioè ho scudo, spada, basta. Credo di aver schivato, sì, no, 3 volte. Alla prima volta che ho giocato al gioco. Adesso sto cercando di schivare di più perché è un rischio. Se per esempio sto boss è piuttosto facile. Qua tenete a portata anche incantesimi a distanza. Sì, ma sappiate che il boss tende sempre a ridurre le distanze. È già a metà vita sto buono, eh? Ecco, mi è finito l'effetto della spada elettrificata. Vabbè, poi io ho 53 di fede ora. Ecco perché gli faccio tutto sto danno. La spada è potenziata. Qua ci è mancato davvero poco. Ci ho provato un po' di volte qua. Tipo... Ah. E dategli un colpo alla volta, non fate gli avidi, perché... un colpo basta, poi schivate perché 2 colpi poi magari vi prende, e non è che fa poco danno sto qua, eh? Soprattutto con la spada, osservate, tutto un attacco fiero, così invece non ha fatto un cazzo, credo. 2 colpi, un colpo, ecco. Comunque qua sono stato davvero prudentissimo per prenderlo, perché sennò schivavo tutto, ma schivavo tutto. Oh, morto. E si è rodato il sole come sempre. Ragazzi, ci si vede al prossimo video. Continuate a seguirci e ciao a tutti.